il problema per Varese è ancora la produzione intermittente dell'attacco, che ha chiuso al 39% il primo tempo. C'è anche un 3 su 9 liberi non certo entusiasmante per il team biancorosso. Fejenko respinto in prima istanza da Pelle, poi segue il suo rimbalzo l'ucraino e schiaccia il canestro, che porta a quota 7 il suo bottino, si porta a 5 il suo bottino personale, 1 su 2 da 2, 1 su 4 liberi nel primo tempo per il numero 44 di Avellino, in campo insieme a Lunen, Ragland, Thomas e Randolph per aprire la ripresa. Varese deve prendere un tiro veloce con Cavaliero da quasi 8 metri, errore, altro rimbalzo d'attacco con la squadra di Moretti che riprende con il quintetto base: Maynor, Cavaliero e Yenga, Pelle e Kangur. Uno contro uno di Yenga che va alla virata nel traffico, ma perde il controllo del pallone, permette a Ragland di accelerare. Il fallo tattico di Maynor per fermare la transizione avellinese. Varese che a metà campo fatica ancora a trovare riferimenti costanti, uno dei limiti della squadra di Moretti in queste prime giornate di campionato. Squadra di Varese che tira sotto il 50% a 2 sia in Italia che in Europa. Lavora Ragland con la palla sul blocco di Fejenko, prova al centro dell'area il playmaker di Beriano, lo scarico fuori per Dunen, tanto spazio per la sua tripla, pallone sputato dal ferro, Pelle a rimbalzo e Maynor a condurre il gioco. Non arriva però il contropiede per Varese, con Yenga che si butta dentro con una conclusione super acrobatica. Quando Yenga riesce a prendere velocità davvero può essere molto molto incisivo. Qualche problema alla caviglia sembra per Yenga, che saltella sul piede appoggiato male. Thomas prova subito a punirlo, sfrutta il blocco di Fejenko e segna in sospensione il nuovo più 3 per gli Irpini. Yenga primo giocatore in doppia cifra per Varese a quota 11 con il canestro precedente. L'uscita di Cavaliero dal blocco, prova a lavorare dal palleggio contro Randolph, sfrutta il blocco di Pelle, lo scarico per Maynor che ha spazio a 3 punti, cortissimo suo tiro che scheggia il primo ferro e poi si spegne a candela in mano a un rimbalzista di Avellino. Imposta Ragland che va in post basso contro Randolph, il vantaggio fisico contro Cavaliero, la stoppata di Pelle, può provare ad accelerare Varese con Maynor che attacca il canestro, con Fejenko che era rimasto un giro indietro. Pelle mostra tutte le sue doti da stoppatore in aiuto. Arriva il cambio per Paolo Moretti, qualche problema per Christian Yenga, cambio nello stesso ruolo dunque per Moretti, che ripropone una lapicola di ruolo come Ferrero al posto di Yenga, subito trattato in panchina dai massaggiatori e terapisti. Varese continua a litigare però con il ferro in lunetta, 3 su 10 con Maynor che realizza, no, non realizza neppure questa opportunità. Davvero una serata molto negativa dalla linea per la squadra biancorossa. Altro giro di zona proposta da Moretti, Ragland con tanto spazio da 3 punti, non manda a bersaglio il suo jumper dal palleggio, tocca Pelle per Ferrero che poi alimenta Maynor, il pick and roll con Pelle che ha spazio per esplodere la schiacciata ad una mano. Maynor Pelle, buona intesa in questa circostanza sul gioco a 2 che riporta a meno 1 la truppa biancorossa, 39-40. Lunen in post alto a cercare Fejenko, l'anticipo di Ferrero, grande cuore in questo caso per il giocatore nativo di Bra, e Varede sorpassa con un contropiede finalizzato da Christian Kangur, il primo canestro dal campo dell'ala estone. Parziale varesino sul punteggio di 41-40. Ancora la zona che ha funzionato negli ultimi 2 possessi per
Varese, Fesenko a smistare per Thomas, il giro e tiro dello statunitense, rimbalzo in attacco di squadra per Avellino. Fesenko aveva toccato il pallone, non è riuscito a controllarlo dopo una zampata, se si può dire, da parte di un difensore varesino. Campani per Pelle, rotazioni costanti per Paolo Moretti, diciamo, con l'idea di tenere sempre alto il livello di testa difensiva della squadra. Ragland sul blocco di Junen, va a scaricare per Fesenko, buona costruzione dell'attacco alla zona per Avellino, questa volta ha trovato una soluzione facile e a percentuale altissima sostanzialmente per Fesenko, anziché andare a cercare un tiro da tre punti. Meno sul blocco di Campani, Ragland che prova a mettere un po' più pressione sul numero 3 di Varese, che va a scaricare per Kangur, la finta con arresto e tiro dalla media distanza per l'atleta con la maglia numero 14. Entra in partita Christian Kangur e porta due volte in vantaggio Varese sul 43-42. Ragland per Randolph, il post alto di Junen, arriva Minor in contenimento, uno contro uno di Ragland contro Cavaliero, prova a batterlo dal palleggio, errore, tap out di Campani, spinge il capitano sul blocco di Ferrero, si apre in angolo proprio Ferrero che ha spazio per una tripla piedi per terra, non la manda a bersaglio, il tocco di Junen per Thomas che permette ad Avellino di riproporsi sul fronte offensivo, più uno Varese a metà del terzo quarto, 43 o peggio Metis, 42 Sidigas, 5 minuti esatti al termine del terzo quarto, linea di fondo per Junen, il fallo di Kangur, chiusura tardiva secondo gli arbitri da parte del giocatore con la maglia numero 14, terzo fallo per Christian Kangur e Varese ripropone Johnson al posto di Ferrero, c'è anche Pelle per Kangur, terzo fallo a metà del terzo quarto, richiede cambio praticamente obbligato da parte di coach Moretti, tanto Eyenga esce dalla panchina preparandosi al ritorno sul parquet, Avellino sblocca però il suo impasse balistico dall'arco, buca la zona, Levi Randolph con la tripla del nuovo più due Sidigas, meno a impostare, chiude il palleggio e va a cercare Cavaliero dall'altra parte, il fallo antisportivo di Fesenko dopo che gli arbitri avevano già sanzionato il contatto da parte di Rendo, il fallo a gioco fermo, se Fesenko francamente sembrava più votato a fermare Cavaliero lanciato verso il ferro, con replay il fallo di Randolph, qui Fesenko ha agganciato, ma in realtà il fallo era abbastanza netto, ha agganciato Cavaliero quando il gioco era già fermo, antisportivo da manuale in questo caso per il giocatore ucraino, non esattamente una iniziativa ben consigliata. Assegno Cavaliero sul primo tiro libero a sua disposizione, sesto punto del capitano, 2 su 4 dal campo, 2 rimbalzi in 17 minuti fino a questo momento, impatta Varese, il cambio chiamato da Moretti che ripropone Eyenga al posto di Cavaliero, parità ristabilita a quota 45, 4 e 29 da giocare nel corso della terza frazione, meno sul blocco di Pelle, va a cercare il numero 5, ancora una buona spaziatura nel gioco 2, Varese trova profondità interna con Pelle che segna il suo ottavo punto personale e Maynor che arriva a 6 assist. Già smazzati, lo scarico di Ragland per Junen, Avellino trova le chiavi perimetrali per scardinare l'arrocco provato da Varese, secondo canestro consecutivo da tre punti per la truppa di Pino Sagripanti che a sua volta schiera la zona 3-2 per togliere il pick and roll a Maynor, e venga in angolo, guadagna il centro dell'area, deve prendersi però un tiro un po' troppo acrobatico con Fesenko che l'aveva tolto la coordinazione, post basso di Thomas,
contro Maynor, accoppiamento difensivo sul quale Varese non può costruire alcunché se non lasciare due punti appoggiati al vetro ad Adonis Thomas, anche lui in doppio cifra 4-10. Nuovo più 3 Avellinede sul 47-50, 3-16 a giocare nel corso del terzo quarto. Maynor sul cambio difensivo prova ad attaccare Junen, c'è Campani marcato da Ragland, lo cerca ora Johnson, ma l'aiuto di Fesenko è vincente. Varese non sfrutta il mismatch con il lungo ucraino che protegge bene il pitturato e costringe all'infrazione di passi l'atleta del 1990. E allora Moretti torna a abbassare il quintetto, c'è Avramovic sul parquet per lo stesso Campani, Pelle e De Jenga, coppia di lunghi per Varese, tutta esclusività, sicuramente non con tutta forza, Fesenko in post alto, c'è il fallo di Avramovic che ha trattenuto Lunen dentro l'area. Arriva un altro cambio intanto per Varese, torna Massimo Bulleri al posto di Maynor. Buona idea di Moretti di allungare un po' il riposo da parte di Eric Maynor, che in questo quarto ha smazzato 4 assist prevalentemente per Pelle. La rimessa per Thomas che però è scippato da parte di Jenga, il tentativo di accelerare in velocità da parte di Varese, si schiera Avellino, allora Avramovic chiama il gioco d'attacco, Jenga contro Junen, va da Pelle a ribaltare il lato, Bulleri per l'uno contro uno frontale di Jenga che prova ad attaccare Junen, arriva il contatto irregolare da parte del giocatore ex Cantù nel tentativo di fermare l'assalto dritto per dritto da parte del congolese. Intanto Sacripanti ripropone Cusin per Fesenko, ma c'è anche Obashoan per Ragland nelle file di Avellino. 3 di vantaggio Sidigas a 2:31 dal termine del terzo quarto. 47 Varese, 50 Avellino. L'incitamento di Pino Sacripanti ai suoi in questa partita, comunque fino a questo momento davvero molto equilibrata. Ancora uno contro uno di Jenga che prende un tiro acrobatico, sbaglia a Pelle, a rimbalzo d'attacco è un fattore. 10° punto per Norvel Pelle, di cui 6 in questo quarto. Ossigeno puro per Varese che sfrutta l'atletismo contro la stazza dei lunghi avellinesi. Ancora spalle a canestro, Thomas scarica fuori per Obashoan, tiro cortissimo, il rimbalzo di Cusin con la tripla di Marcus Green piuttosto forzata, chiede scusa il veterano avellinese Pino Sacripanti, evidentemente si è accorto di aver esagerato nella affrettare i tempi dell'azione. Bulleri va a cercare Avramovic, uno contro uno su linea di fondo per il giocatore serbo che salta il suo marcatore, Cusin non dà presenza in aiuto e Varese rimette la freccia con il guizzo del MVP del campionato serbo 2015-2016 con la maglia del Borac di Kačak. Pick and roll Green Cusin, palla per Thomas che va ancora dal playmaker di passaporto macedone, lo scarico per Junen allo scadere di 24 secondi, invenzione vera e propria da parte di Avellino, giocata esperienza praticamente a cronometro scaduto. Green per Junen, un asse che dà garanzie assolute per la Sidigas, nuovo sorpasso avellinese in questo quarto, 3 triple quasi consecutive da parte del team in maglia verde. Bulleri mette la palla per terra e va a cercare Avramovic che prende una conclusione a 3 punti sfortunata, tap out però proprio di Bulleri che va ad alimentare Melvin Johnson. Passaggio schiacciato per terra per Eyenga che chiedeva invece l'alley-oop per sfruttare tutte le sue doti acrobatiche. Donna Ferrero per questi ultimi 39 secondi del terzo quarto di gioco. Altro possesso varesino con 14 secondi per andare al tiro, poi Avellino potrà gestire quasi fino al termine il pallone. Bulleri sul blocco di Pelle, si apre Avramovic che salta ancora Randolph, c'è il contatto falloso, salta Obashoan scusate e non Randolph, proprio il belga
a spendere un fallo su Aleksa Avramovic. Due tiri liberi dunque per il giocatore serbo che ha trascinato Varese alla vittoria nel match di esordio in Champions League contro l'ASVEL di Villeurbanne. 29 punti in quella circostanza di una partita risolta dalla tripla allo scadere di Christian Kangur. 9,8 punti in 18,2 minuti con 75% di lunetta, 2 su 2 per Avramovic, e Varese comincia a riprendere una parvenza di percentuale accettabile anche dalla linea della carità. 7 su 15 al momento con un triplo 2 su 2 negli ultimi possessi. Avellino con il pallone in mano va da Cusin, che va a commettere fuori un attacco agganciandosi con Ferrero. Che giocata difensiva da parte di Giancarlo Ferrero, giocatore che rende 15 centimetri e 25 direi tiri abbondanti al pivot azzurro. Non si capacita granché Cusin di questo fischio arbitrale. Campo per l'attacco varesino, ultimo assalto del quarto per i padroni di casa. Avramovic ancora in 1 contro 1 contro Reynolds, lo scarico per pelle però è fuori misura. Avellino non riesce a confezionare una replica con la sirena che suona sul tentativo di lancio di Marcus Green, e allora è salomonica parità a Masnago. Ultimo quarto della sfida della sesta di andata a Masnago fra Varese e Avellino, parità assoluta quota 53 dopo tre periodi contrassegnati dal equilibrio quasi costante. Kangur dall'angolo colpisce il palo sul tentativo dell'arco contro il nuovo giro di zona proposto da Pino Sacripanti. Altro quintetto dinamico per Varese con Kangur e Yang sotto canestro. Obashoan contro Bulleri, va schiena al vetro, ancora una volta gli estremi di Avellino mandati a sfruttare la loro maggior stazza fisica rispetto a quelli di Varese. Il esterno belga in lunetta con due liberi, Green, Obashoan, Randolph, Zerini e Cusin, il quintetto schierato in questa fase di partita da Pino Sacripanti, mentre Varese schiera Bulleri, Johnson, Avramovic e Yenga e Kangur. Non va il primo libero di Obashoan, due squadre che comunque stanno tirando male in lunetta. 7 su 15 Varese, 7 su 13 Avellino. Una partita punta a punta, sicuramente questo è un aspetto che può fare la differenza. 0 su 2 per Obashoan, ma rimbalzo lungo per Cusin, e ancora Obashoan che però va a prendersi una penetrazione parecchio mal consigliata. Kangur non tiene il pallone vagante a rimbalzo, e allora è extra possesso per la formazione in maglia bianco-verde. Noi incetti a giocare, possesso Avellino con Randolph respinto da Kangur, ancora un pallone vagante in 2-3 soluzioni per Varese. Il tetto piccolo che dà dinamicità sui cambi difensivi, ma sicuramente a rimbalzo si fa un po' fatica. Zerini dall'angolo, errore, tocco ancora di Obashoan, questa volta però Yenga recupera il pallone, Varese può provare a correre. Avramovic scarica in angolo per Kangur che la manda fuori per Melvin Johnson, tiro complicato, e ancora Kangur con una giocata di destrezza in tap out. Avramovic chiede a Yenga qualcosa che forse soltanto LeBron James avrebbe potuto prendere, e avranno dubbi anche con la felicità prorompente del supercampione NBA. Usini in post basso contro Kangur, arriva l'aiuto di Avramovic che ruba palla. Varese prova a correre, non riesce però a trovare spazi per andare a sfruttare la transizione, non sfrutta neanche il mismatch con il mismo marcato da Marcus Green. Bulleri da 7 metri, altri tiri con poco ritmo per l'attacco di Varese che continua a costruire in maniera un po' affannosa il gioco. Parità ristagnante a quota 53, il fallo su Obashoan, torna Ragland per il giocatore belga, mentre
Varese ripropone Pelle, Cavaliero e Menor, ancora tre piccoli, trazione posteriore con tre giocatori in grado di costruire dal pick and roll in questa fase di partita per l'Open John Metis. Randolph in un momento uno contro Avramovic, inflazione di passi per la guardia statunitense, ancora un ottimo aiuto di Kangur che è maestro di queste situazioni difensive che non vanno poi sulle statistiche ma sicuramente hanno un peso specifico notevole sul esito del match. L'uscita dal blocco di Cavaliero che esegue in maniera perfetta il gioco chiamato da Eric Maynor, jumper vincente per il capitano di Varese, nono punto messo a segno e Lopez Giometis va in vantaggio. Ragland sbaglia da sotto, rimbalzo di Cousin che poi finta contro Pelle, trovandosi contro uno stoppatore di valore assoluto. Gli arbitri premiano il contatto d'esperienza preso da parte del giocatore con la maglia numero 12. Torna Thomas per Randolph nelle file di Avellino. Cousin realizza il primo libero a sua disposizione, giocatore azzurro che è al primo viaggio assoluto in meta della sua stagione. In 5 partite disputate ad Avellino non aveva mai tirato un libero, 1 su 2 in questo caso. Ancora un errore dalla linea per Avellino, Pelle riceve da Menor in movimento e converte anche questo scarico. Menor Pelle, coppia che funziona sicuramente molto più di quella Menor Ramosicchia vista nelle giornate precedenti. 12° punto per Norvel Pelle e più 3 per Varese. Ancora Thomas in post basso con la difesa davanti di Avramovic, Green chiude il palleggio, va a cercare Ragland che segna allo scadere dei 24 secondi praticamente il jumper, meglio il sottomano rovesciato in verità, del meno 1 per i suoi. 5-7 Varese, 5-6 Avellino. Avramovic sul blocco di Pelle, va a cercare Maynor che va da Cavaliero, una tripla senza ritmo, stavolta Varese non ha mosso la palla e non è riuscita praticamente a costruire un tiro efficace. Va Thomas, schiena canestro contro Avramovic, guadagna il centro dell'area con un tiro che però si spegne sul ferro e Pelle ancora è un fattore a rimbalzo difensivo. Maynor contro Green, questa volta lui andare schiena a canestro, guadagnare il centro dell'area, il suo giro e tiro in sospensione, tecnica pura per Eric Maynor che realizza il canestro che porta 11 sul bottino. Sono anche 7 assist per il giocatore con la maglia numero 3. Ancora 3 di vantaggio per Varese, poi Zerini spinge Maynor su questo blocco in fase offensiva. Time out per Pino Sacripanti, nel momento in cui Varese di Eric Maynor, perfetto attivatore come era prevedibile, peraltro con un giocatore agile come Pelle anziché un elemento meno dinamico come Odianosiche. E Yenga che prova ad assaltare il ferro, c'è un contatto, o meglio c'è una deviazione da parte di un difensore di Avellino sulla penetrazione di forza da parte dell'ala congolese. 9 secondi per chiudere l'azione, possesso per Varese per provare ad allungare il mini vantaggio di tre lunghezze. Avramovic scippato da parte di Green che gli toglie letteralmente il pallone di mano. Proprio Green che va da Fesenko, la stoppata di Pelle respinto con una giocata da portiere, davvero il lungo ucraino che ora viene messo in moto in pick and roll. E qui davvero Varese poteva fare poco, anche un difensore del valore di Kangur si sposta per non
subire il contatto poderoso da parte del giocatore con la maglia numero 44, più uno per Varese con la palla in mano di Avramovic che attacca Green, lo scarico per Maynor, Varese prende un tiro acrobatico con lo stesso Maynor che veramente chiedeva un contatto, gli arbitri hanno lasciato correre, Ragan dall'altra parte va a sfondare contro Kangur, ancora il ministro della difesa con una azione di assoluto valore in un momento di partita sicuramente molto complicato. Qui Ragland accelera, Kangur tiene la posizione, lo sfondamento comunque arriva proprio nel momento in cui Varese rischiava di vedersi sorpassare di nuovo da parte della Sidigas. 5-9-5-8, Kangur va a cercare Yenga marcato da Thomas, riceve ora il congolese, tiro alla fune ancora tra due giocatori di grande, un giocatore di grande esplosività e un altro di grande felicità. Arriva il fallo per Adonis Thomas, è soltanto il secondo di squadra per Avellino, 3 per Lopez Giometti, entrambe le squadre lontano dal bonus, 4-11 da giocare con Cavaliero che torna al posto di pelle, ancora giro con quattro piccoli e Kangur da finto pivot in questa fase di partita per Varese, ancora per provare ad aprire il campo, ma ancora Yenga che si fa prendere il tempo dagli Unen, altrettanto valida l'azione difensiva degli Unen con Avellino che prova avvicinarsi al ferro con Pesenco raddoppiato che lascia il possesso a Thomas ed è una tripla che fa male, chiaramente Varese ha dovuto concedere qualcosa sul perimetro per evitare il canestro facile dell'ucraino. Ora Maynor trova il pitturato e elude l'intervento della difesa. 13° punto per Eric Maynor, tornato il protagonista che Varese si aspettava in questa fase iniziale della stagione. Non va la tripla di Marcus Green, altro tiro preso con un po' di precipitazione da parte del giocatore con la maglia numero 4. Tocca soltanto Fesenko senza controllare il rimbalzo e allora Varese a 3-10 dal termine ha in mano il possesso per rimettere il naso avanti. Avramovic penetra contro Thomas, giocata davvero brillante del guardia serba che trova il fondo della retina con un'accelerazione bruciante, più due Open Giometis, Ragland per Yunen, c'è Yenga su Fesenko, Ragland prova ad attaccare Kangur, lo forza al fallo, Kangur che ha fatto davvero il possibile contro un avversario chiaramente molto più veloce di lui dal punto di vista della capacità di accelerare dal palleggio. Time out, canestro Varese sul punteggio di 63 Open Giometis, 61 per la Sidigas, assente di che potrebbe aprire scenari comunque diversi alla luce del rendimento di pelle in questa partita, perché poi è chiaro che l'antiguano è giocatore che ha bisogno ancora di dare continuità alla sua azione di gioco e finora non ha mostrato la capacità di inanellare due partite consecutive di alto livello. Parità ristabilita 4-63 dopo il 2-2 di Joe Ragland, attacca Varese sempre con tre piccoli, il fallo in attacco di Avramovic, Filippini lo redarguisce su questa soluzione. Possesso Avellino con 2:20 da giocare,
Ragland sul blocco di Junen, prova ad attaccare Cavaliero, il jumper del liberiano che va a sbagliare, il rimbalzo di Maynor che lo strappa di forza, di voglia a Fesenko, poi va a giocare il pick and roll con Kangur, tiro a metà tra un tiro e un passaggio, alla fine Kangur comunque tiene il pallone, chiaramente sarebbe stato più facile uno scarico di genere per Pelle, deve prendersi un'iniziativa volante Varese con Avramovic che ancora attacca il ferro con grande energia, questa volta però viene murato dalla difesa di Avellino, qualche fischio per un contatto, ovviamente Varese ha fatto troppo poco per muovere la palla in questa circostanza. Sempre parità 4-63, Thomas sul blocco di Fesenko mette un'altra tripla ad Onis Thomas e questa fa davvero male. Varese non trova punti sicuri a metà campo, Avellino replica con un dardo del più 3, Kangur per Cavaliero, salta un paio di avversari, errore e Tepin, volante di Eyenga, con Varese che muove il tabellone sul meno 1, 65-66, Green sul blocco di Fedenko, scatta il cambio difensivo, Thomas in angolo, va ancora dal suo playmaker, Junen la mette per terra saltando l'intervento difensivo di Maynor, inedita avventura nel traffico per Marty Junen, fermata dal fallo da parte della difesa varesina, fallo di Cavaliero se non abbiamo visto male. Esce Fesenko, entra Cosin. Finale affidato a Cosin per la Sidigas, mette Cennor del Pelle sul cubo per Paolo Moretti, errore il primo dell'anno in lunetta per Marty Junen che va a segno soltanto con il secondo, era a 6-6 fino a questo momento il giocatore ex Cantù, Avellino che in lunetta ha totalizzato un complessivo 9-18, Varese ferma al 7-15 del terzo quarto, due da recuperare per Varese, possesso nelle mani della truppa di Moretti, e venga per Maynor che prova ad attaccare Green, scatta il cambio difensivo con Cousin che va a spendere un fallo sul regista con la maglia numero 3, non c'è ancora bonus comunque per Avellino, altri 14 secondi per Varese, fallo non in fase di tiro ma di costruzione del gioco in palleggio secondo gli arbitri, dunque solo al prossimo contatto Varese potrà andare sulla linea della carità. Maynor attacca sul blocco di Pelle che poi però non gli dà linea di passaggio, la sospensione di Maynor è fuori misura e allora Junen recupera il rimbalzo, Moretti chiama time out, deve fare fallo Varese, Green in, con qualche affanno sulla linea laterale, fallo che arriva con un pizzico di ritardo. Ancora mancante all'appello un attaccante creativo dal palleggio, Marcus Green al primo viaggio in lunetta della sua partita, anche per lui 100% di stagione fino a questo momento, ma non è proprio serata per Avellino dalla linea, primo errore anche per Green dai 5,20 metri, che aveva un 4 su 4 fino a questo momento. 1 su 2 per Marcus Green, Varese a meno 3 con la necessità di una tripla per impattare la partita, fallo non chiamato dagli arbitri su un contatto contro Maynor, ancora Kangur da tre punti, arriva ancora Kangur, ancora e sempre Kangur, terza tripla messa a segno nei secondi finali. Marcus Green è pronto per la rimessa, ripetiamoci con Kangur su Fedenko nelle file di Varese, nuovo Fedenko che riceve dentro l'area contro Pelle, va in semigancio e si mangia un rigore a porta vuota, Fesenko con un tiro
da dentro il canestro, ma in cattivo equilibrio, comunque forzandolo a andare in svitamento con difficoltà e affanno totale generale. Ancora overtime a Masnago, e allora di nuovo overtime a Masnago, due settimane dopo quello contro Brindisi, agganciato da Christian Kangur con una tripla di tabella, questa volta un tiro pulito a 6 secondi dal termine per il giocatore estone, per impattare a quota 68 di una partita giocata sempre in equilibrio contro la Sinica Savellino. Si apre il supplementare con il canestro inaugurale di Kirill Fesenko contro Pelle, Avramovic, Jenga, Pelle, Maynor e Cavaliero, il quintetto scelto da Paolo Moretti. Jenga che va a prendersi una tripla contro gli Unen, sembra un tiro forzato, ma ha ragione il congolese che trova il primo canestro da tre punti della sua partita sul primo tentativo, e vale il più uno per Varese. Ora Marcus Green a gestire in fase offensiva, Cavaliero sul blocco di Fesenko, non scatta il cambio difensivo, Unen va ancora a cercare Fesenko che questa volta però è molto lontano dal canestro, con Pelle che prova a negare una posizione efficace, gran lavoro di Pelle sul movimento del centro ucraino, grande stazza ma sicuramente non altrettanta mobilità, l'abbiamo visto già in occasione del possesso interno con cui Avellino ha cercato il successo allo scadere ma non ha trovato la soluzione vincente. Avellino chiaramente deve battersi il petto comunque per quel 10-12 su 22 in lunetta, di cui 5 su 10 in ultimo quarto, che a suon di 1 su 2 ha permesso a Varese di riagganciare la parità. Palla persa per Lopeggio Metis, ancora Thomas, questa volta però non trova il bersaglio, e Jenga con un rimbalzo addomesticato con un po' di affanno, meno supera la linea metà campo all'ottavo secondo disponibile su 8 concessi dalla regola. Attacco con poco ritmo per Varese in questo caso, Cavaliero deve prendersi una sospensione allo scadere di 24 e Varese non riesce a muovere il punteggio. Si rialza Kangur dalla panchina varesina, Ragland contro Cavaliero, Green per Fesenko, questa volta riceve più vicino al ferro e il semigancio da dentro lo smile non può esimersi dall'andare a bersaglio. Avellino che trova due punti facili, tutti e quattro firmati da Kirill Fesenko in questa fase iniziale dell'overtime, più uno Sidigas sul 72 a 71, l'uno contro uno di Jenga contro gli Unen che è costretto al fallo per fermare l'accelerazione dell'ala congolese. Kangur in campo per Avramovic nelle file della Open Joe Metis. Jenga in lunetta con l'opportunità di riportare i suoi al comando, va il primo libero dell'atleta che fu prima scelta NBA di Cleveland nel 2009, 17 punti messi a segno, sono 18 con il 2 su 2, sfida e Jenga Fesenko in questo overtime con 5 punti per il congolese e 4 per l'ucraino. Kangur per Varese che ora schiera un assetto più canonico, Ragland sul cambio difensivo proprio prova ad attaccare Kangur, l'arriva la stoppata di Pelle in aiuto con una acrobazia esplosiva di valore assoluto per l'atleta nativo di Antigua. 5 secondi per la replica di Avellino che dovrà prendersi un tiro rapido. Green cercava Fesenko ma una mano, il difensore varesino ha intercettato il possesso, è passato un secondo sul cronometro, soprattutto sul cronometro di 24. Green per Ragland che
prova un guizzo in acrobazia, 14° punto per Joe Ragland, canestro di classe in questo caso per il giocatore di passaporto liberiano Max Scuola, statunitense nativo di Springfield nel Massachusetts. Più un avellino e palla nelle mani di Varese, Maynor contro Green, ancora per Eyinga che la mette per terra, qui fallo in attacco di Kangur, francamente vorremmo rivederlo. Quinto fallo per Christian Kangur e questa è una tegola per Varese. Movimento irregolare sui blocchi in fase di smarcamento dei compagni. Fischio che pesa sicuramente nell'economia della partita con Varese che perde il suo miglior difensore e il suo giocatore di maggiore esperienza. Torna Avramovic per Lopeggio Metis, Ragland batte Eyinga, lo scarico per Cousin che si impapera sotto canestro, deve forzare Thomas, errore e rimbalzo per Eyinga che sprinta sul lato destro del campo, attacca ancora Yunen che lo ferma in maniera fallosa, ancora una accelerazione di Eyinga a produrre comunque qualcosa di positivo per l'attacco di Varese. In questo overtime praticamente si è affidato esclusivamente all'atleta di classe 1989. Un evento al termine, Christian Eyinga in lunetta con i due liberi del possibile nuovo sorpasso da parte di Varese. Va il primo con la parità ristabilita, quota 74, 80 secondi alla conclusione del prolungamento di questa partita fra Varese e Avellino. Ancora Eyinga, 7 punti nel supplementare per il congolese. Sale giustamente il pubblico del Pala 2A sull'azione offensiva di Avellino. Green sul blocco di Cousin, a spazio su un cambio difensivo con Pelle in ritardo sulla chiusura, tripla che riporta la Sidigas a più due punendo una distrazione colpevole. Qui Eyinga si prende una tripla che sbatte due volte sul ferro, scelta diciamo non oculata nella misura in cui forse era il caso ancora di andare ad attaccare Yunen in uno contro uno frontale. Ancora Green sul pick and roll, errore, rimbalzo di Thomas, rese distratta in questa circostanza, extra possesso importante per Avellino, Ragland accelera, scarica fuori però con un passaggio che è a metà tra Yunen e Thomas, palla persa per la Sidigas, 22 secondi per l'attacco di Varese per provare a impattare di nuovo o a mettere definitivamente la freccia. Time out chiamato da Paolo Moretti in questo contesto di partita. Varese ha l'ultimo possesso da giocare, probabile che Avellino difenda, chiesa comunque di proteggere il canestro in questa soluzione, ma potrebbe anche scegliere al contrario di andare a spendere un fallo per sfidare Varese in lunetta e poi giocarsi l'ultimo pallone. Diciamo che ogni allenatore ha la sua teoria se difendere sull'ultimo possesso oppure giocarsi la partita con la palla in mano. Vedremo come sarà la scelta di Giuseppe Sacripanti, ma tendenzialmente i tecnici italiani preferiscono affidarsi alla difesa, sono i tecnici balcanici che amano invece avere in mano l'ultimo tiro da amministrare. Una partita comunque dove Varese ha segnato 75 punti in 44 minuti, direi che la difesa è la scelta migliore senza andare a spendere falli. Comunque Sacripanti gioca con Randolph per Cousin, dunque Varese con
quattro piccoli ed Eyenga, e Avellino si accoppia alla scelta tattica di Moretti, che vuole quattro tiratori di fatto e un giocatore mobile come Eyenga. La chiamata per Maynor, che aspetta comunque per mangiarsi un po' di tempo. Palla per Eyenga che va a prendersi una sospensione che però è fuori misura. Varese aveva costruito comunque un buon tiro, ma alla fine Eyenga è rimasto a metà fra l'azione di forza e quella di tecnica. Sicuramente la forza atletica è superiore all'aspetto tecnico, diciamo alla rotondità della mano di quello che è stato l'unico riferimento offensivo nell'overtime per Varese, con 7 punti, ma anche con gli ultimi 2 errori. Green in lunetta realizza il primo dei 2 liberi a sua disposizione. Avellino ha più 3 con 5 secondi e 50. Serve un altro miracolo per Varese, ma ora Kangur non è più a disposizione per la truppa di Moretti. 2 su 2 per Green, e chiaramente la squadra di Sacripanti vede il traguardo. Ininfluente il canestro di Eric Maynor. Avellino sbanca per 79-77 all'overtime il parquet di Masnago, nonostante una prestazione per molti aspetti comunque positiva da parte della truppa di Paolo Moretti. Ancora però troppo poco efficace la produzione offensiva dei biancorossi, 4 su 20 da 3. Questo programma è stato offerto da G. Benevento Finauto, l'unica concessionaria Volkswagen per Avellino e Benevento. Arredamenti Corbetta Gimnaghi, dove abita il design. www.2carredamenti.it